città della fortuna torna indietro all'anno 1399, quando Carlo Malatesta da Rimini compì un pellegrinaggio fino a Fano per ringraziare la Vergine custodita al santuario del Ponte Metauro. E proprio qui, sabato 29 e domenica 30 agosto, quattro contrade si sfideranno per contendersi il Palio 2015. Fervono i preparativi dunque per il Palio delle Contrade organizzato dal gruppo storico La Pandolfaccia, che per due giorni farà ripiombare Fano al tempo della signoria dei Malatesta. Giochi, bevande, abiti d'epoca, esibizioni, tutto sarà ambientato tra la fine del Medioevo e l'inizio del Rinascimento. E dunque quasi tutto pronto per questo grandissimo evento che si svolgerà questo fine settimana, quindi si prova, si lavora anche per finire l'allestimento. Ah sì, stiamo lavorando a testa bassa, per fortuna poi il tempo ci regala un bellissimo sole, stiamo lavorando, ci stiamo allenando per preparare questa grande festa che per noi sembra piccola ma è sempre più grande. Vedo già che ci sono delle novità. Il campo di gara e tutti gli spettacoli verranno fatti qui ed è per questo che è stata allestita la tribuna, qui sarà il campo di gara per la Corsa d'Anello, tutti i giochi verranno svolti qui, questo sarà il palco per i nobili. Come nella pianta bassa poi ci saranno tutti i vari accampamenti, dei gruppi ospiti, gli antichi mestieri, tutto è pronto per accogliere tutti i fanesi che vogliono venire a fare il tifo per la propria contrada. Io non dico che i fanesi devono venire a vedere ma a fare il tifo per la propria contrada. Non mancheranno anche gli stand gastronomici per cui ci si potrà fermare per cena. Quest'anno abbiamo migliorato quello che l'anno scorso era l'esperimento, quest'anno verranno gli amici della Proloco di San Costanzo, quindi la polenta di San Costanzo farà tutta la linea distributiva del da mangiare, quindi si potrà assaggiare la famosa polenta dei maestri polentari insieme a tante altre prelibatezze. Vi aspettiamo sabato e domenica qui alla Pietra di Ponte Metauro per il Palio delle Contrade.